giudice il male. Qui ritrovo attraverso queste immagini Omero. Non a caso Iodice è nato a Napoli, che è una città greca. È l'immagine in cui la risacca costituisce come un'impalpabile nube che divide l'alto in basso di questa fotografia. È come se ci si vedesse una sorta di atto costitutivo del cosmo. Mimmo Iodice ha sempre cercato di vedere al di là delle cose che l'occhio vede, qualcos'altro, un altrove. Per questo si è parlato di visione metafisica, visione surreale, si è parlato di immaginario. La sua fotografia è un'immagine che spinge verso l'altrove. Non è mai una immagine che riproduce la fissità del reale, ma ci spinge costantemente, noi che la guardiamo, i nostri occhi, i nostri sguardi palpitanti, in questo altrove. Vedendo questo maestro capace di giocare con la luce, di scoprire attraverso la luce la realtà nascosta delle cose, ho avuto la netta impressione di trovarmi di fronte a un artista che al di là del tempo e dello spazio riscopriva i grandi maestri del passato. E io penso a Caravaggio, perché per me c'è un sottile filo conduttore che collega Caravaggio e Iodice. Certo, la sua macchina fotografica, come ancora una volta per ogni grande artista, il pennello non è mai solamente il pennello, la macchina fotografica diventa una sorta di protesi in cui la tradizionale distinzione tra organico e inorganico svanisce. Per cui sì, si può chiamare terzo occhio, oppure una sorta di un sensore, una protesi sensore che riesce a filtrare e direi anche a trasformare ciò che sta di fronte. Quando lei vede alcuni quadri di Caravaggio, da questi quadri emerge questa luce che le consente di scoprire la realtà nascosta del presente e anche in definitiva del futuro. Io penso per esempio, non so, a questi quadri che sono esposti a San Luigi dei Francesi, oppure questo straordinario Conversione di San Paolo che sta a Santa Maria del Popolo. Beh, francamente Iodice con la sua arte, con la sua incredibile maestria, potrebbe essere
a mio modesto parere, definito come uno degli alunni di Caravaggio e forse uno degli alunni prediletti di Caravaggio. Tu guarda, questa è una faccia che io incontro nei vicoli di Napoli. Lui ha fatto un'operazione straordinaria, che lui stesso sottovaluta, secondo me. Cioè, a un certo punto ha fatto un reportage, anziché su Napoli, anziché sulla Napoli di oggi, girando per i vicoli e facendo istantanee di napoletani per strada, l'ha fatto girando per la mostra di Napoli del Settecento e facendo improvvise istantanee di personaggi nei quadri di esposti. Per cui è proprio come se un fotografo girando per una strada freddasse un atteggiamento, uno sguardo, un gesto fugace di persone che passano. Lui l'ha fatto non con persone che passano, ma con le persone ritratte nei quadri. Se questi artisti avessero avuto la macchina fotografica, probabilmente avrebbero fatto dei ritratti bellissimi. E allora io sono diventato Caravaggio, sono diventato Luca Giordano, sono diventato Ribera. Cioè ho realizzato le fotografie che avrebbero fatto questi artisti. Si può dire che Mimmo Iodice venga dal nulla. Mimmo Iodice è un bambino, un napoletano del quartiere Sanità che si trova molto presto solo, si trova nei guai da un punto di vista della situazione familiare. Inizia a lavorare molto presto, è una persona che vive la sua adolescenza fra molti lavori e molte difficoltà. In una Napoli complessa e di cui coglie immediatamente il problema.